Signorina, come va? Come va, eh? Bene. Le piace? Oggi bellissimo. A proposito di clima, dico, le piace il clima che si è creato questa sera? Molto, infatti sono oggi poi più del solito. Perché? Io devo dare una notizia, Deve dare una notizia? Sì. Anzi, approfitto che ci stanno pure i miei stasera al bar. Ah, sì. E così lancio, sì, questa una bomba. Notizia. Me sposo! No! La mamma è disperata, il papà non si sa. Si sposa? Sì. Ma che bella notizia! Sì. E quando? Boh! Vabbè, scusami, auguri bella! Grazie! Può servire! Questa la regaliamo, la mettiamo nella lista. Ma chi è il fortunato? Mi dica, chi è il fortunato? E che ne so! No, lei non sa quando e con chi? No, io intanto ho maturato la decisione, già mi pare in gran passo avanti. Certo, tempi, ha già pensato di sposarsi. Esattamente, poi scusate, ma io dopo anni e anni passati sull'app di incontri Schopenhauer, ho deciso di affidarmi... Sapio sessuale. Ho deciso di affidarmi a un'agenzia seria, un'agenzia matrimoniale. Oh, e funziona? Guardi, si chiama Questo matrimonio sa da fare, sa quindi da già fare, il nome è una garanzia, certo, sicuramente. Certo. Mi hanno mandato appunto degli opuscoli. Ah. Vedi, sì, questo catalogo si chiama Un uomo per ogni stagione. Adesso sì, noi, nel senso, lei mi conosce. Cioè, c'è un catalogo proprio. Sì, mo sai che facciamo, noi solo spizziamo, lei mi conosce e quindi mi aiuta anche a decidere. Se posso aiutarla volentieri, vediamo. Allora, il primo, l'uomo autunno. Ah, c'è l'uomo autunno. Vediamo l'uomo autunno. Andrea, 30 anni. 30 master anni. In letteratura latina. Come il frutto autunnale tipico, ha un cuore ricoperto di spine, ma dentro nasconde un animo tenero e dolce. Una castagna. Facevamo i gardo arroste. Senta. Non è il massimo. Bene. Salve, Andrea. Agitazione preferita? Grazie. Scarpe die. Scarpe diem. Credo, veramente è Carpe diem. Lo sanno anche i bambini. Grazie Andrea, se ne può andare. Bravo De Martini. Carpe diem, bravo. Andiamo avanti. Secondo. Entra l'uomo inverno. L'uomo inverno. Allora, Carlo. Attenzione. Colto, forte, sicuro di sé, come un bue muschiato nella neve. Allora Carlo, mi dica una poesia di Leopardi, Carlo. Ehi fu, siccome che... No, Carlo, attenzione, diciamolo meglio. Questo non è di Leopardi, questa è di ma... Ma noia Fiorello. No, Carlo. Carlo, ma è 4, io non ti ci porto all'altare. Professoressa, sono ignorante, posso andare a sedere? Vai a ripetere, Carlo. Carlo. Ma lo sanno tutti, Hai fusi come immobile il 5 maggio, Manzoni. Lo sanno tutti, lo so anche io. Infatti, Manzoni. Manzoni, bravo. Manzoni, Leopardi. Allora, andiamo avanti. L'uomo primavera. Come l'involtino. Esatto. Per un uovo inizio. Prendi lui, bello come il dio greco Pollo. Ma ci sono un po' dei refusi, Sì, dovrebbe essere Apollo, non Pollo. Perché? Però si volti. Ah! Oh! Siete dei deficienti, posso dirvi? Questa è primavera. Grazie comunque. Scusi, ma perché? Andiamo avanti. Si dice che una rondine non fa primavera. Questo è quello giusto. Sì. Entri l'uomo estate. Sicuramente, Tano, con la bella stagione. Solare, sorridente, tropicale, suadente. L'uomo estate è quello che fa per te. Sì, sogno della notte di mezza estate questo. Mezza estate. Senta, me la dice una poesia? E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E ti vorrei rubare un cielo di perle. E pagherei per andare via. No, guarda, non devi pagare per andare. Ce ne puoi andare pure gratis. Te lo pago io il treno, vuoi? Vai. Scusi, non era però, proprio il massimo. Poi, cioè, mi cita Mammut e Blanco. Cioè, manco a di sai, Neruda, una cosa... Lo so. E si t'amo senza sapere come... né quando né da dove. Neruda, no? Lei voleva qualcosa un po' più di sofisticato. Scusi, Martino, ma che è impazzito? Ma che mi cita Neruda così? Lei senza... mi ha chiesto una poesia di Neruda. Così, senza preavviso, senza prelavaggio. Scusi, maestro, l'abbiamo trovato. Come l'abbiamo trovato? Sì. Che citazione, scusi, ma... Ma lei se lo immagina. Marta De Martino. La sente l'assonanza, Marta De Martino.
Bellissimo. Posso dirle? Marta De Martino. Vogliamo fare questa... Suona bene. Vogliamo bene. Convolare? Vogliamo? Io ho già convolato, purtroppo. Io sono già sposato, quindi sì. Mi dispiace. L'anni pari! Visto che mo' dispari, fammo, no? Se può fare, ho controllato. Mamma, papà, se può fare, eh? Si farà. Che bello! Grazie. Ci vediamo all'altare. L'aspetto. Si avvii, la raggiungo.